Pollicino. La miseria e la carestia regnano sul paese. Un boscaiolo e sua moglie, non avendo più di che sfamare i loro 7 figli, decidono di abbandonarli nel bosco. Il più piccolo dei fratelli, Pollicino, avendo udito per caso la conversazione dei genitori, si riempie le tasche di sassolini bianchi. Il giorno dopo, quando i genitori conducono i figli nella foresta con una scusa, Pollicino lascia cadere i sassolini dietro di sé. Seguendo questa traccia, riesce a riportare i fratelli a casa. Il giorno dopo la cosa si ripete, ma questa volta Pollicino ha a disposizione, per segnare il sentiero, solo briciole di pane, che vengono mangiate dagli uccellini. I 7 fratellini, perduti nel bosco, chiedono ospitalità in uno stupendo palazzo. La padrona di casa decide di accoglierli, ma le avverte che il marito è un orco, che mangia i bambini e nasconde i 7 fratelli con cura per proteggerli. Quando il marito rientra, però, sente odore di carne fresca e presto scopre gli intrusi, decidendo di mangiarli il giorno dopo. Nottetempo Pollicino e i suoi fuggono. La mattina dopo l'orco, avendo scoperto la fuga, indossa gli stivali delle 7 leghe per raggiungere i bambini in fuga. Anche questa volta Pollicino lo supera in furbizia, aspettando che l'orco si addormenti, gli ruba gli stivali e si mette a servizio del re, diventando il suo corriere. Guadagna tanto e torna con i fratelli dal padre e dalla madre con denaro sufficiente a liberarli per sempre dalla fame.